Ciao, buongiorno a tutti. Oggi proviamo una nuova autoradio, è una Tristan Auron in formato doppio DIN come potete ben vedere. È basata su unità Android versione 8.0, quindi non l'ultima. È dotata di navigazione GPS, ha 75 W per canale con sistema amplificazione MOSFET, 3 USB di cui una frontale, ha uno slot Secure Digital per le mappe e uno solo per i contenuti multimediali. Ha la funzione DAB, però questa volta non andremo a provarla perché non ho un'antenna compatibile, e fondamentalmente tutte le altre funzioni di un autoradio Android. Ok, quando adesso era collegata, normalmente invece ci mette qualche minuto. Parte subito l'autoradio, come vedete qui c'è un tasto diretto da schiacciare per passare al navigatore. Questo è il menu. Qua dietro questo sportellino ci sono USB piuttosto una scheda per le mappe o una memory card SD. E come vedete il menu si presenta molto pulito. Radio, media, quindi la lettura di USB, navigazione GPS e poi vari link. Così. Come vi dicevo, è equipaggiata con Android, ha 32 giga di memoria e 2 giga di RAM, infatti è estremamente fluido nel passaggio da un'applicazione piuttosto che, come dicevo, al DAB, però non ho collegata nessuna antenna, quindi non potremo provarlo. Ha già un navigatore impostato, volendo si può andare su YouTube. Come vedete, è già collegato a internet, quindi prende i vari dati. Come si può assolutamente navigare come se fosse un qualsiasi sistema Android, quindi anche navigare su internet, piuttosto utilizzare le varie applicazioni che sono già preinstallate. Andiamo alla radio. Radio ha una particolarità, credo unica rispetto a quelle che ho provato, ovvero anche memorizzando le autoradio e togliendo la corrente, le memorie rimangono ed è fantastico. Quindi è molto carino il fatto che quando si va in selezione il carattere diventa molto grande e poi viene subito sostituito dall'RDS, quindi dal nome dell'autoradio. Molto veloce nel fix delle radio, per essere una radio Android va molto molto bene perché il fix è velocissimo, soprattutto con la parte di RDS. Non ha la visualizzazione della stazione, o meglio della canzone che è in trasmissione. Però, come vi dicevo, 75 watt per canale MOSFET. E si sentono tutti. Anche il passaggio tra le memorie è piuttosto veloce. Non è dotato di CD o di lettore, perlomeno. Quindi mantiene un formato più contenuto rispetto all'autoradio standard come profondità. Però va molto bene. È possibile poi selezionare l'equalizzazione. E sono anche abbastanza efficaci. Si può selezionare come spostare l'audio nei confronti del sedilio tenendolo centrato, e anche questo è molto efficace. E tornando invece sul menu, qua mi dice la radio. Qualora volessi passare all'USB, parte molto bene.
Passaggio da canzone a canzone velocissimo e dice subito quale sia la canzone che sto selezionando. Ottimo spiazzo di tratto dei canali destro e sinistro. Molto fedele. Sono MP3, quindi suonano davvero bene. Come potete sentire, la dinamica è davvero notevole. Questa è cosa succede se premiamo navi. Quindi di default parte su Google Maps. Non ho collegato l'antenna GPS, quindi. Però è figo. Qua se voglio andare a lavorare. Qua se volessi. Devo dire, completissima come autoradio. E se volessi, e qua mi dà l'indicazione anche della canzone, come potete vedere. E volendo senza far nulla, già da qui posso andare a modificare e mi dà sempre l'indicazione della canzone. Molto molto bella. Anche il passaggio da MP3 all'autoradio è velocissimo. C'è la radio. Ragazzi, suona veramente bene. Si sente il MOSFET, si sentono i 75 V. Bella. Ragazzi, io ho concluso. Una bella autoradio, questa Tristan Auron, fatta bene. Se vi piacciono queste recensioni, mi piace oppure scrivetemi. Ciao, grazie. Alla prossima.